A quanto ammontavano gli analfabeti in percentuale sulla popolazione quando è stata costituita l'Italia? Seguite attentamente questo excursus storico perché rimarrete sorpresi e in taluni casi anche scioccati per quello che sentirete. Nel 1861, anno di costituzione dell'Italia, della nazione italiana, l'80% della popolazione era analfabeta, vale a dire che non sapeva né leggere e né scrivere, significa 4 su 5. Alla fine della prima guerra mondiale, qualche anno dopo, nel 1920, il 35%, quindi c'era stata un significativo miglioramento, 1 su 3 all'interno della popolazione nazionale non era capace di leggere o scrivere. Nel 1950, qualche anno dopo la fine della seconda guerra mondiale, in piena ricostruzione, la percentuale era ulteriormente scesa al 12%, significa quasi una persona su 10 non era capace di leggere o scrivere. All'inizio dei ruggenti anni 80, questa percentuale si era drasticamente abbassata, arrivando al 3%. Ed oggi, considerando le ultime stime tra il 2018 e il 2019, possiamo dire che abbondantemente sotto lo 0,5% della popolazione. Ha ancora senso nel 2020 parlare di analfabetismo? Certo che ha senso, ma non di analfabetismo cosiddetto tradizionale o convenzionale, ossia l'incapacità di saper leggere o scrivere, quanto piuttosto di analfabetismo funzionale. E che cos'è l'analfabetismo funzionale? Rappresenta l'incapacità di comprendere, valutare, analizzare ed utilizzare le informazioni che si incontrano ascoltando, leggendo e così via discorrendo. Quindi, dal punto di vista pratico, significa ad esempio che una persona che dovesse leggere un testo di prosa, nel caso fosse funzionalmente analfabeta, non sarebbe capace di comprendere quello che sta leggendo o di saperlo rispiegare con parole proprie. L'OCSE in svariati decenni ha effettuato degli screening sulle popolazioni delle economie avanzate e anche dei paesi emergenti, quelli più promettenti, attraverso più programmi di investigazione, soprattutto delle facoltà e capacità intellettuali delle persone adulte, quindi dai 18 anni fino ai 65 anni. Ora, sapete qual è il primo paese al mondo che rientra all'interno dell'analisi dei casi di studi effettuati dall'OCSE, economie avanzate e paesi emergenti di primo livello? L'Italia. L'Italia è la prima nazione al mondo per numero di analfabeti funzionali rapportati in percentuale sulla sua popolazione, 28% nello specifico, significa che uno su tre mediamente in Italia non è capace di comprendere quello che sta, ad esempio, leggendo. I test sono stati effettuati attraverso due modalità, i cosiddetti test literacy e i test cosiddetti numeracy, ossia si valuta la comprensione, nel primo caso, della lettura e l'abilità logica nel secondo caso, soprattutto utilizzando esempi di natura matematica. E dove si situano altre nazioni occidentali? Sono tanto distanti dall'Italia? Potremmo dire che lo sono, e come, ad esempio, prendendo gli Stati Uniti, la patria di Homer Simpson e Peter Griffin, siamo al 20% di popolazione funzionalmente analfabeta. La Germania e la Francia al 18%. Le nazioni che hanno una popolazione analfabeta più contenuta, più bassa in relazione
alla popolazione totale le troviamo nell'area scandinava, in Nord Europa, in particolar modo Finlandia, Norvegia e Svezia. Attenzione, perché quello che abbiamo percepito, quello che abbiamo appena adesso appreso, dovrebbe rappresentare una priorità nazionale, proprio come lo era stato nelle epoche antiche, epoche storiche passate, quello di debellare l'analfabetismo, ossia le persone che non sapevano leggere e scrivere. Oggi si dovrebbe debellare l'analfabetismo funzionale, e per farlo si potrebbe rincorrere innanzitutto a svariati meccanismi o coercitivi o a selettivi. Ad esempio, quelli selettivi che cosa produrrebbero? Produrrebbero la necessità di sostenere un test dal quale emerge se una persona è analfabeta dal punto di vista funzionale oppure no. E sapete per quale motivo? Beh, andatevi a riscoltare questa clip che ho posto sul canale qualche giorno fa, che fa comprendere cosa è accaduto in Italia nell'ultimo decennio 2010 e 2020, facendo comprendere quali criticità strutturali ha il paese e che cosa in tali casi si dovrebbe anche iniziare ad implementare per tentare di soluzionarli. Se chi vota è funzionalmente analfabeta e chi viene votato è funzionalmente analfabeta, che tipo di paese o di governo, di governance pensate che ci ritroveremmo negli anni a venire? Una delle prime modalità di selezione dovrebbe proprio essere quella all'interno della classe politica, della classe dirigente politica. Vuoi candidarti per fare il parlamentare, il senatore, il consigliere regionale, il sindaco di una grande città metropolitana? Devi prima sostenere un test per verificare se sei un analfabeta funzionale. Vogliamo fare addirittura un passo in avanti e rendere il tutto addirittura più disruptive per il nostro paese? Per votare devi avere un test che riconosce che tu non sei una persona funzionalmente analfabeta, perché immaginate le conseguenze, e le abbiamo probabilmente anche viste negli ultimi 5-7 anni, che cosa accade a un paese in cui una parte della popolazione, stiamo parlando di un terzo, probabilmente il 28% oggi, anche aumentato a fronte di tutta una serie di problematiche proprio di apprendimento tipiche della scuola pubblica italiana. Immaginate che cosa succede se una persona che ha difficoltà a comprendere, a analizzare quello che sente, le informazioni che riceve, dovrà poi tentare di votare qualcuno che presuppone lui gli soluzioni, la vita, migliori il paese e così via discorrendo. La stessa cosa, lo stesso tipo di disamina la possiamo fare per chi è chiamato a rappresentare la popolazione. Se chi è chiamato a rappresentarla è un funzionalmente analfabeta, che tipo di performance politica pensate che possa salire da questo tipo di contesto, a questo tipo di environment? Dovrebbe rappresentare una priorità nazionale anche a livello politico, trasversalmente parlando. Però per quello che abbiamo appena sentito, in cui un terzo degli italiani sono funzionalmente analfabeti, dobbiamo per induzione ipotizzare che ci saranno anche un terzo, almeno un terzo, di rappresentanti seduti in Parlamento che hanno questo tipo medesima caratteristica. Come sempre, in nota integrativa della clip, approfondimenti con link esterni al tema dell'analfabetismo funzionale in Italia.